microfoni di tutto quello che c'è di.com, Pietro Gemmello. Pietro, per te passare al mondo dei professionisti sembra che sia la cosa più semplice, vedete in campo, per te è stata, come dire, una cosa semplicissima come vederti giocare quando tu tocchi la palla, sembra che sia tutto facile, ma non è proprio così, vero? No, non è proprio così, perché diciamo che è un po' il mio andamento, quello che vedete voi, sembra che tutto sia facile, però alla fine non è così, perché è impegnativo, è un campionato difficile, molto aggressivo, quindi ci devo mettere tutta la mia forza. Senti, l'impressione che si ha dall'esterno del campo è che tutti quanti debbano svolgere un ruolo ben specifico, e sicuramente anche il mister darà a te dei compiti ben specifici, ma l'impressione è un po' che tu sia un po' privilegiato, nel senso che il mister ti dà anche ampia libertà e ti lascia spazio alla tua fantasia, o è un'impressione sbagliata o è proprio così? No, ma diciamo che il mister, abbiamo tutti dei ruoli all'interno della squadra e dobbiamo tutti rispettarli per l'un per l'altro. E diciamo che mi piace anche giocare la palla per terra, quindi se vedete che magari faccio assist o prendo magari iniziativa, non è perché il mister mi dà la libertà, ma perché me lo sento di fare, ecco. Senti, tutti sono unanimi nel dire che le tue potenzialità sono esponenziali, che sei solamente in una fase, come dire, giovanile, ancora all'inizio di una carriera sicuramente brillante. E tu dove pensi di poter arrivare, o se non altro dove vorresti andare? Beh, sono ancora giovane, sì, è vero, ho 19 anni, quindi a 19 anni, essendo ancora un ragazzino, ho i sogni nel cassetto, come si dice. Beh, il mio sogno è quello di arrivare a giocare ad alti livelli, però ora rimane soltanto un sogno, perché devo pensare a far bene qua e continuare a crescere. Senti, siamo ormai alla nona giornata di campionato e possiamo fare un piccolo bilancio. Avete incontrato già squadre importanti che erano state costruite per conquistare la Serie B e diciamo che vi siete comportati molto bene. Sì, noi siamo partiti come squadra outsider, però abbiamo incontrato squadre di blasone finora, perché abbiamo incontrato tutte squadre di prima fascia che hanno ambizioni di andare in Serie B e ci siamo ben comportati, e alcune partite di queste rischiavamo anche di vincere. Quindi diciamo che siamo una squadra dura da affrontare e con umiltà e piedi per terra continuiamo ad andare avanti così. Nonostante la classifica in un certo qual senso non vi premi, però gli elogi nei confronti di questa squadra, addirittura insomma squadra da Serie B o comunque da zona playoff, denotano che il vostro gioco è comunque un gioco, se non altro, spettacolare, che piace al pubblico, che diverte e che fa sicuramente bene a questo sport. Dove può arrivare questa squadra secondo te? Guarda, come ti ho già detto prima, è un campionato difficile. Noi siamo una squadra neopromossa, diciamo. Neopromosse che ha bisogno di crescere e ha bisogno di stare con i piedi per terra. Poi le qualità ci sono, perché siamo tanti bravi ragazzi che hanno voglia di emergere, quindi con questa voglia e il sacrificio che ci metteremo ogni domenica in campo potremo ottenere dei grandi risultati. Grazie Pietro Gemmello.